Siamo qui a Brancaleone al termine dell'incontro, siamo col presidente dell'Ardore Calcio, l'avvocato Eugenio Minniti. Ecco avvocato, oggi è stata una, tutto sommato, diciamo, una partita non molto bella, con pochissima azione da rete e decisa soltanto, diciamo, possiamo dire nel secondo tempo da un episodio che il Brancaleone ha saputo sfruttare. Ecco, qual è la sua disamina per quanto riguarda l'incontro? Ma l'esame innanzitutto complimenti al Brancaleone perché è una squadra abbastanza tosta, è da alcuni anni che mantiene brillantemente la categoria. È una gara molto equilibrata, una gara correttissima sia in campo che sugli spalti. Naturalmente siamo stati molto sfortunati perché nel primo tempo abbiamo avuto due chiarissime occasioni da gol sventate dal loro difensore sulla linea di porta, una volta di testa, un'altra volta di fianco. E niente, secondo tempo un episodio, un nostro errore, purtroppo ogni volta che commettiamo un errore in queste due prime partite ci sta penalizzando. Andiamo avanti, continuiamo e dovremo reagire anche sul mercato, dovremo intervenire sul mercato per puntellare qualcosa prima del 30 settembre, perché effettivamente ci dobbiamo mettere a pari con le altre competitor per cercare di mantenere questa categoria. Sono le prime due gare, quindi però abbiamo già grandi indicazioni. Certo, tante sono state anche le assenze che l'Ardore ha dovuto registrare purtroppo, non solo oggi ma anche nella prima giornata erano in tanti quelli fuori squadra, e però questo ovviamente non può giustificare perché quelli che sono entrati hanno dato, diciamo, tutto quello che potevano dare. Ecco, com'è la situazione del parco giocatori, visto che domenica avete un'altra partita molto importante con il forte Vigor Lamezia? Sì, sabato c'è la diretta televisiva, arriverà la Vigor. Noi abbiamo una formazione in questo momento totalmente rimaneggiata perché oggi abbiamo giocato con 4 titolari su 11, la scorsa settimana 6 su 11, questa settimana ci sono infortunati, sono stirati altri 2 e sarà in carica di lavoro durante la preparazione, non riesco a capirne il motivo, non riescono a capire neppure i medici, e quindi cercheremo di recuperare qualcuno ma sarà molto difficile con la Vigor. E però quelli che sono entrati hanno fatto il loro dovere, quelli che sono entrati però non sono tutti quasi under perché effettivamente hanno ben figurato. Diciamo che sotto ogni profilo noi cercheremo di recuperare qualcuno, anche se è molto difficile perché Falzetta è fuori e ancora mancherà per altri 10-15 giorni, poi Figlio Meni si è di nuovo stirato, Morabito stirato, Fazzolari all'ultima giornata da scontare 3 giornate dello scorso anno di squalifica, ma molti altri non li ricordo sinceramente, però oggi avevamo addirittura 6-7 defezioni tra i titolari, quindi cercheremo naturalmente di essere propositivi anche con la Vigor per che si possa festeggiare una bella giornata di sport all'impianto di Contrada Vescovado. Presidente, quello che però abbiamo visto dalla tribuna oggi, che ci sembra a noi che sia un po' mancato, è il giro di palla, che non è stato come la prima giornata in casa con il Bocale, dove effettivamente avete giocato una bella partita, mentre oggi abbiamo visto che soprattutto nella fascia di centrocampo c'è stato un po' di difficoltà, ecco, nel portare il pallone avanti e fornire quindi le punte. Sì, allora, è così? Diciamo, tecnicamente si tratta di due squadre, Brancaleone e Bocale, assolutamente diversi. Il Bocale gioca più la palla, il Brancaleone gioca più sull'intensità, sulla grinta, sulla determinazione e sull'aggressività. Diciamo che è anche merito il fatto che non si sia girata bene la palla è anche dovuto alla circostanza che mancava qualcuno dei titolari rispetto alla partita, come ho già detto prima, contro il Bocale. Però abbiamo anche sofferto la forte aggressione, la pressione che il Brancaleone addirittura ci metteva anche nella nostra metà campo, perché il Brancaleone è una squadra che pressa alto, cioè le caratteristiche del Brancaleone non sono le caratteristiche tecniche, voglio dire, di squadra di primo livello. Il Brancaleone gioca tutto sull'impeto, sulla tenacia, sulla determinazione, sulla corsa. Quindi queste sono le caratteristiche, ecco perché forse secondo me oggi abbiamo peccato molto di gioco. E poi è un campo, questo risaputo, che è molto difficile per tutti. Io non so quante squadre verranno a prendere punti nel campo del Brancaleone, perché è da anni che è un catino dove loro giocano a memoria perché lo conoscono bene. Noi, se tutto andava bene oggi, quantomeno un punto l'avremmo tirato, e sinceramente alla fine del primo tempo, se mi avessero detto che sarei uscito da qua con un punto, sarei stato profondamente rammaricato, però alla fine addirittura ci conosciamo con 0 punti. Ma forse ci servirà da lezione per capire gli errori che sono stati fatti e gli accorgimenti che dovranno essere apportati in settimana per affrontare in modo adeguato la Vigor.
Ecco, un'ultima battuta, Presidente. Sappiamo che sugli arbitri, insomma, difficilmente i dirigenti riescono a dire qualcosa, però oggi ci è sembrato un pochino la direzione arbitrale un pochino insufficiente, perché ha lasciato molto perdere in tutti i falli che si è, e si è perso molto tempo, quindi poco gioco. Ecco, questo ha influito sicuramente anche psicologicamente. Ti dico una cosa, io ho cronometrato, ora dicevo, infatti sono entrato a salutare gli arbitri, ho detto proprio al signor Frascà praticamente questo, che io personalmente ho cronometrato le quattro interruzioni per gioco, per fallo di un giocatore del Brancaleone, cronometrati praticamente in 2 minuti ciascuno, quindi in 10 minuti, 8 minuti, più praticamente i cambi, c'erano almeno 10-12 minuti da recuperare, almeno dico 10 minuti, ma quantomeno recuperiamo 6-7, ne ho recuperati solo 5. Questo c'era il commissario, verificherà, però per quanto riguarda il resto ho fatto i complimenti alla terna arbitrale, perché secondo me soprattutto l'arbitro e il guardialine di destra dell'autotribuna è stata una buona direzione di gara, quindi non trovo niente, perché è stata anzi una gestione molto elastica, una gestione forse che ha consentito a noi di giocare, però considera che nel secondo tempo, dopo il gol al 15esimo, cioè gli ultimi 30 minuti, io penso che si è giocato in tutto, su 30 minuti si è giocato 7-8 minuti, per 20 minuti hanno sempre a terra i giocatori del Brancaleone, ma ci sta, perché naturalmente si tratta di una situazione strategica, certo che queste sono strategie che c'erano in promozione, figuriamoci in eccellenza. Il santismo è quasi sempre così. Il problema è che l'arbitro ogni volta che, perché non è che poteva svolgere un accertamento peritale per verificare se era vero o meno l'infortunio, ogni volta doveva da regolamento chiamare, far entrare il massaggiatore, quindi il massaggiatore ha trovato ingresso, cioè 2 minuti, 2 minuti e 30 ogni volta, quindi comunque va bene così, avanti a testa alta per la prossima. Presidente, un'ultima battuta, approfittiamo dell'occasione anche per lanciare un appello ai tifosi dell'Ardore affinché domenica possano veramente riempire lo stadio di Contrada Vescovado, perché la partita con la Lamezia sicuramente non è determinante, perché parliamo della terza partita, però ecco, se vuole lanciare un appello ai suoi tifosi affinché riempiano lo stadio. No, io ringrazio i tifosi già per tutti quelli che sono venuti oggi e quelli che ci saranno contro la Vigor. Vorrei far presente che i ragazzi alla fine della partita sono venuti sotto la tribuna e tutti i tifosi li hanno applauditi, perché quantomeno oggi tutto possiamo dire ai ragazzi, ma non che abbiano dato tutto in campo. Hanno giocato con grinta, determinazione, i tifosi hanno molto apprezzato. Dicevo, manca qualcosa, speriamo in settimana di poter intervenire sul mercato per cercare di colmare le lacune che abbiamo registrato anche col mister Criaco. Benissimo, ringraziamo il presidente Eugenio Minniti, presidente dell'Ardore Calcio. Una buona serata a tutti. Buona serata. E siamo qui dopo, al termine dell'incontro del derby tra Brancaleone ed Ardore, siamo con mister Marcianò. Ecco mister, possiamo dire sicuramente che oggi non è stata una bellissima partita dal punto di vista del gioco, forse era alta anche la tensione per cercare di portare a casa qualche punto che sicuramente avrebbe fatto bene a entrambe le squadre. Alla fine siete riusciti voi a passare in vantaggio e a portare questi 3 punti in cascina, che sicuramente saranno molto utili. Ecco, ci può fare lei una disamina dell'incontro, come l'ha visto, come l'ha vissuto? Sì, intanto buonasera. Noi avevamo preparato la partita benissimo e l'abbiamo interpretata proprio per come l'abbiamo studiata in settimana. Sapevamo che la partita era difficilissima, come hai detto tu, è un derby. Noi abbiamo fatto di tutto affinché sfruttassimo i nostri migliori giocatori e le nostre potenzialità. Siamo riusciti a lottare su ogni palla e credo che ai punti abbiamo meritato la vittoria, perché dopo l'1-0 potevamo anche fare il 2-0. Nel primo tempo potevamo anche fare gol in 2 occasioni. Sono contento della squadra che ha risposto bene. Oggi ho cambiato modulo rispetto alle altre volte, perché sapevo che il mister Criaco e l'Ardore avrebbero giocato in un certo modo e sono contento e siamo riusciti a metterli in difficoltà. Quindi in pratica mister, possiamo dire che alla fine, insomma, ha vinto chi ci ha creduto di più? No, ha vinto la squadra che secondo me ha fatto meglio in questo momento e che ci ha creduto di più, no, ma che ha messo in campo magari qualcosa in più rispetto all'Ardore. Magari anche eravamo in casa, venivamo da una brutta sconfitta 4-1 non meritata ovviamente, quindi i ragazzi volevano subito rifarsi perché non meritavamo quella brutta sconfitta, quindi hanno dato magari anche qualcosa in più.
Ecco, ora quindi testa rivolta, diciamo, alla prossima trasferta che vi vedrà impegnati contro l'Isola Caporizzuto, quindi un'altra partita difficilissima, però il fatto di aver vinto oggi già è un buon viatico, diciamo, per andare avanti nel proseguo del campionato in maniera più che positiva. Sì, intanto mercoledì abbiamo la Coppa, quindi giochiamo qui con il Melito. Farò riposare tanti ragazzi, è una rosa abbastanza ampia, quindi giocherà magari chi ha giocato qualche minuto in meno, e poi ci andremo a preparare per la trasferta di Isola, che è una squadra molto attrezzata, con una storia come sappiamo, ma noi andiamo in tutti i posti a giocarla a viso aperto perché abbiamo le potenzialità per farlo. Sì, abbiamo visto in campo tanti ragazzi, tanti giovani, però come al solito l'esperienza poi del più grande esce sempre fuori, infatti la rete è stata realizzata dal numero 10, che è la vostra punta di diamante, diciamo. Sì. Ecco, come vede il futuro, diciamo, nel proseguo del campionato? Insomma, pensate, quali sono gli obiettivi, cioè, che vi siete prefissati all'inizio del torneo? Sì, intanto ti rispondo che c'erano due ragazzi in campo, tra cui un 2007 d'Agostino, che è la prima volta che parte titolare ed è stato secondo me uno dei migliori in campo. Come hai detto tu, alla fine segnano sempre magari i più esperti, però ci sono i giovani che danno una grossissima mano a livello di corsa, a livello di freschezza fisica, quindi magari l'anziano tra virgolette magari può dare qualcosina in più in un altro modo, a livello caratteriale, a livello di importanza proprio di stare in campo. Sono contentissimo di tutti e soprattutto di Matteo, perché ha lottato 45 minuti nel primo tempo e gli altri 40 minuti nel secondo, gli ultimi 5 minuti era stremato e gli ho fatto riposare 5 minuti, è entrato Pasquale e Borrello, che anche lui danno sempre tutto, sono ragazzi eccezionali e stanno lavorando bene, quindi il proseguo secondo me può essere solo roseo. Il nostro obiettivo è quello di salvarsi prima possibile e poi se riusciamo a toglierci qualche soddisfazione. Benissimo, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo a mister Marcimo e al suo Brancaleone. Crepi, buona serata. Salve.